Armellino è uno dei protagonisti della partita di oggi, una vittoria pesante per l'Ischia, bella per voi. Raccontaci un po' questa gara un po' strana. Ma innanzitutto siamo contenti che sia il sesto settimo risultato consecutivo. Poi è una partita che inizialmente non riusciamo a sbloccare, però penso che la partita abbiamo fatta noi dall'inizio alla fine. Siamo stati bravi e fortunati anche a trovare il gol di vantaggio e poi si è messo sul binario giusto, abbiamo raddoppiato e abbiamo vinto meritatamente. Due bei gol tuoi, uno su punizione perfetta, l'altro con un bel calcio, bravo a tenere la palla bassa. Sì, la prima è stato un bel gol, cerchiamo di farne altri, dai. Il secondo invece mi è rimasta la palla lì, sono stato fortunato che la palla mi è rimasta lì, l'ho colpita bene, con le palle su, o le colpisci bene, le mandi in porta oppure le mandi fuori, sono stato fortunato e è andata in porta. Era questa l'Ischia che aspettavate? No, dando i risultati non penso, una squadra che fa 5 gol a Castellammare, una squadra che pareggia in casa col Foggia 1-1, col Benevento mi sa che anche hanno fatto una partita, ci aspettava un altro Ischia, però siamo contenti anche perché c'è anche del merito nostro, non solo del merito dell'Ischia, che penso sia una squadra forte, come ha detto anche il mister dell'Ischia, è una classifica bugiarda, perché non penso che sia una squadra da meritare questa classifica, però lavoriamo per migliorarci. Di solito il Matera è abituato a stare nelle zone alte della classifica, quest'anno potete tornarci? Dobbiamo tornarci, partita dopo partita, mo sabato ci aspetta Luca Castelli, la partita l'ha portata, però da non sottovalutare e da cercare di portare a casa.